Radio Sport 24, speciale campionato. Allora abbiamo un ospite al telefono, Fabio Andreotti. Benvenuto a Radio Sport 24, Fabio. Salve, buongiorno a tutti. Allora Fabio, con te sicuramente per parlare di Borussia Dortmund-Napoli, questa terza sconfitta consecutiva del Napoli, però ci viene da dire, tu che assisti Lorenzo Insigne, che molto probabilmente, ecco, l'approccio alla gara di Lorenzo è stato, io direi, eccellente, però ci viene anche da dire, anzi mi viene da dire, se fosse partito dall'inizio chissà che le cose non sarebbero andate diversamente. Tu che ne pensi a tal proposito? Ma io in questo, Manuel, devo essere sincero, poi penso che, diciamo, sono riflessioni che poi lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi con i se e con i ma abbiamo sempre detto che, diciamo, poi alla fine non riesce mai a identificare veramente se quella cosa potesse o meno accadere. Io dico che sono d'accordo con te, anzi io facevo delle riflessioni stamattina con i miei soci proprio sull'atteggiamento di cui parlavi tu. Non poche partite fa contro la Juve ha fatto la stessa cosa. Diciamo che Lorenzo in queste partite ha dato veramente delle indicazioni importanti per il suo futuro. È un giocatore che diventa determinante anche nelle partite molto molto sentite, molto importanti. In quanto al discorso del Napoli, beh, io dico che il Napoli che esce sconfitto da Dortmund non mi meraviglia, perché conosciamo bene il Borussia, che è una squadra importante, è uno stadio, diciamo, comunque non facile. In Champions, quando si va fuori casa contro squadre così importanti, così attrezzate, non è facile portare il risultato a casa. Non mi aspettavo un risultato, diciamo, un po' troppo allargato. Diciamo che la squadra nelle competizioni europee, l'abbiamo detto dall'inizio, è stata costruita ed è stata identificata come una squadra che farà bella figura nelle competizioni europee, e lo sta facendo, perché poi a oggi ci troviamo a 9 punti, quindi al secondo posto insieme al Borussia, in un girone che penso, tranne ovviamente una squadretta, ma il resto pensiamo tutti che è un girone abbastanza forse tra i più difficili, dove ci sono tre squadre che si contendono i due posti in maniera molto forte. In campionato sicuramente la steccata che è stata fatta contro il Parma, che secondo me è reduce di una partita che è stata fatta ieri martedì, perché praticamente il Parma, secondo me il Napoli contro il Parma non c'era proprio mentalmente. Questo poi denota anche un po' la poca maturità di questa squadra nell'affrontare più di una competizione di questa notevole importanza, cioè la Champions, il campionato. Io penso che Benitez in questi 4 mesi ha fatto un ottimo lavoro e deve avere il tempo per trasferire e continuare a trasferire questo tipo di mentalità e, diciamo, riuscire poi a fare in modo che anche con l'aiuto dalla parte della proprietà, nell'intervento magari di gennaio, di fine stagione, nel tempo sicuramente ci sono degli ottimi presupposti per poter fare sicuramente delle cose importanti. Ti chiedo, da operatore del mercato, che cosa manca secondo te a questo Napoli? Tu dove lo rinforzeresti? A centrocampo o in difesa? Velocemente io penso due giocatori sono fondamentali, uno a centrocampo e uno in difesa. Ti dico che se arrivassero altri due, probabilmente si metterebbe in piedi una rosa molto importante. Ovviamente io metterei un altro paio di difensori e un altro ancora, diciamo, uno a centrocampo, quindi con 4-5 innesti secondo me si potrebbe mettere in piedi un qualcosa di veramente importante. Si parla di Gonalon, ti piace come giocatore, lo conosci? Già da tempo, sì, assolutamente sì, è già da tempo che è un nome che circola sui taccuini, diciamo, delle potenziali e dei potenziali acquisti che possa fare il Napoli. Parliamo di giocatori di un certo temperamento, di un giocatore che magari in questo modulo, dove magari lì in mezzo ci vuole chi non solo ha un buon piede ma esprime anche quantità,
ha una capacità, diciamo, di coprire campo, secondo me è un giocatore assolutamente che può essere un giocatore che possa far fare un salto di qualità. Bene, ti ringraziamo Fabio Andreotti per essere stato con noi a Radio Sport 24. Grazie e buon lavoro a tutti.